Camminando nel mio mondo di Minecraft ho trovato F che in questo caso sembra non attaccarmi. E non posso nemmeno io attaccarlo in realtà. E c'è scritto casa dei misteri, non entrare. Ma cioè, sbaglio o c'è F che mi sta seguendo con lo sguardo? Eh no, non mi sbaglio. Vabbè, io comunque figuriamoci se non entro. Perché non dovrei entrare? Sembra una casa normalissima. Vediamo cosa c'è in questa cassa. Della cobblestone che prendo. Io spero che F non si arrabbia adesso e ho paura, eh. Perché se adesso gli prende il pazzo e tipo si mette ad uccidermi è un casino. Boh, qua sembra tutto quanto normale. Non c'è la porta. Vabbè, posso uscire. Sì che posso uscire. Non preoccupatevi, io faccio un'ascia adesso. Vedrete che uscirò. Palese, palese, dai. Ci sta, possiamo uscire. Vero? Dai, ditemi che possiamo uscire, per favore. Certo, certo. Un piccone, magari. Non lo so, dico. Lasciate like, per favore, lasciate like. Iscrivetevi al canale, please. Per favore fatelo, grazie. Non si esce, vero? Vabbè. Suppongo che non sarei dovuto entrare proprio come c'era scritto sui cartelli. Rispettate i cartelli sempre, questo vi sia da insegnamento. Scendiamo. Non si scende, saliamo. Si sale. Che cos'è questo? Qua c'è il vetro, ma suppongo non si possa rompere questo vetro. Dunque, se scendiamo lì sotto, e io non posso piazzare blocchi perché, vedete, in modalità avventura non si può piazzare blocchi, vuol dire che effettivamente se scendo lì sotto sarò bloccato per sempre in questo mondo. Il che non vogliamo assolutamente farlo. Qua io effettivamente potrei far esplodere tutto ciò. Però non è detto che poi scendendo io sopravviva. E poi non è detto che sopravviva per le TNT. Vediamo invece qui cosa si deve fare. Allora, questo sembra effettivamente un labirinto che io percorrerò più velocemente, probabilmente perché... ok. Ah, avete capito. Bene, bene, bene. Allora, tecnicamente noi qua dobbiamo essere molto, molto attenti, perché effettivamente se andiamo lì... potrebbe anche essere che non sopravviviamo perché sotto... Ah no, sotto forse c'è un blocco d'acqua. Io non so se adesso è proprio preciso quel blocco d'acqua oppure no. Ma secondo me si è generato apposta, vedete? Va bene, proviamo. In effetti anche questo è l'unico che scende un pochino. Forse per... però stiamo attenti, eh. Ah, sapete cosa posso fare? Io posso mangiare una mela e poi dopo buttarmi. È l'unica cosa che mi viene in mente. Quindi dai, forza, non perdiamo altro tempo. Aia, scendi, 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 veloce, veloce. Ok, ok. Aiuto, aiuto. Che ansia, raga. Non voglio mai più avere niente a che fare con questo. Se voi volete, porterò altri video con questi segreti in questo mondo. Tanto ne spawnano un sacco.